siamo con Irma Giovinazzi e Adele Rizzuto in rappresentanza dei tanti volontari che questa sera stanno consentendo questa serata offerta dalla BCC del Crotonese. Adele, tu collabori con la Proloco, come ti sembra questa serata? È una bellissima serata, grazie al nostro presidente che si attiva e alla segretaria attivissima, è una cosa bellissima che fanno. Io darei la parola più alla segretaria che ne sa di più, io sono solo un collaboratore materiale, non associato. Bravissima! Buonasera, sì, molto il nostro avvocato di fiducia. Vabbè, magari è la prima volta, è un po' imbarazzata, è timida, nasce timida, però poi si sveglia, è un diesel. Infatti tra poco arriveranno le altre domande. Irma, la Proloco come è intervenuta stasera? Ma la Proloco è sempre stata nel servizio, è stato tutto offerto dalla banca, ovviamente noi ci siamo stati nel prestare la mano d'opera, perché comunque ci sembrava che rientrasse in quelli che sono i nostri interessi, no? La musica, l'enogastronomia, le donazioni dei panettoni per i soci più anziani, quindi ci siamo semplicemente prestati. Cosa prevede la serata in generale? Allora, la serata prevede la degustazione dei covatelli, della salsiccia con il pane, dei peperoni con le patate e poi la distribuzione dei panettoni per i soci più anziani e per gli anziani di Scandale. Abbiamo parlato col sindaco poco fa, un programma vasto per questo Natale a Scandale. La Proloco che altre manifestazioni ha in programma? Oltre ad aiutare Orsa Minore per quanto riguarda la serata del 23, mi pare, in cui ci sarà un'altra serata enogastronomica, e attuerà un'altra serata enogastronomica con i crustuli, la specialità. E in diretta abbiamo l'arrivo dei covatelli, già una pentola così è andata via, quindi questa è la seconda. Sono 70 kg con queste, 70 kg di covatelli che in tutto vanno via. Quindi ce ne vorrebbero più spesso di queste serate. Ma io penso che ne facciamo pure tante noi, cioè, tranne la sagra che non c'è riuscita quest'anno, ne facciamo già tante. Grazie, chiudiamo con Adele. Sembrava che non ci fosse tanta gente, un po' di gente sta arrivando, così da osservatrice anche esterna, come ti è passa questa serata che sta prendendo piede? Siamo ancora all'inizio. No, sta prendendo piede, c'è tanta gente, se puoi inquadrare la gente che è arrivata, e infatti al profumo dei covatelli si sono attivati tutti. Grazie.